Buon pomeriggio, buonasera a tutti per un nuovo webinar della Semina. L'ospite di oggi è Mario Leone, ben conosciuto della nostra associazione e direi anche oltre. E il tema è, come dire, quanto mai puntuale, nel senso che discutere di come l'Unione Europea ha affrontato o sta affrontando o ha reagito alla crisi pandemica, direi che a tutti gli effetti è un tema di importanza notevole e estremamente attuale. Come sempre, la presentazione del nostro ospite sarà brevissima. Io lascio volentieri la parola a Mario Leone. Questo webinar sarà, diciamo, in modalità leggermente diversa da quelli precedenti, nel senso che Mario Leone ci presenterà una serie di slides discutendo alcuni punti, fornendo alcune cifre. Già questo a dir poco interessante, nel senso che sono cifre certe, sicure, certificate, e poi dopo si aprirà il dibattito. Quindi l'idea è di proseguire con domande, commenti, discussioni a piacere. Quindi Mario Leone, a lei volentieri la parola. Allora, io vi ringrazio di questa opportunità di dialogo, perché spero, ecco, venga fuori un dibattito sulla base di alcuni input che spero di poter dare e che siano stimolanti appunto per un approfondimento successivo. E questo momento che stiamo vivendo, dovuto appunto alla crisi pandemica, ha messo a dura prova le economie a livello nazionale e ha dato in questo momento una grande attenzione nei confronti di quelle istituzioni che generalmente vengono un po' bistrattate, che sono le istituzioni legate all'Unione Europea, evidentemente. L'Unione Europea, dopo l'affermarsi della crisi pandemica, quindi dopo la sfuriata delle prime 2 settimane in cui effettivamente i governi nazionali, ma anche la stessa Commissione europea e la Banca Centrale europea hanno avuto difficoltà nel comprendere molto probabilmente, ma quello che stava accadendo e anche di poter a livello amministrativo approntare quegli strumenti di reazione che avrebbero potuto, come dire, attivare un sistema virtuoso tale da ammortizzare l'impatto violento dovuto alla chiusura delle attività commerciali per evitare la diffusione del virus. Ebbene, io farei prima di tutto una riflessione su gli strumenti che la Commissione europea sta offrendo ovviamente agli stati nazionali, non soltanto per affrontare la crisi nell'immediato, ma anche per proporre una ripartenza, quindi con uno sguardo lanciato più avanti, e quindi legare questa ripartenza anche a una discussione più ampia che si sta affrontando con il quadro finanziario pluriennale che partirà dal 2021 e terminerà nel 2027. Il programma che viene associato al bilancio, al quadro pluriennale, finanziario pluriennale, è un campo vero e proprio di discussione, anche molto forte tra i vari stati dell'Unione Europea. Avrete sicuramente appunto sentito parlare in modo gergale, dividendo quei paesi che vorrebbero affrontare la crisi anche con gli stessi parametri che si utilizzavano prima, quindi utilizzando l'austerità come uno strumento per poter poi attivare determinati canali sovvenzionali o finanziari, finanziare attraverso quindi dei finanziamenti, o quei paesi come per esempio l'Italia o la Spagna, che in un certo qual modo vorrebbero invece estendere, allargare quanto più possibile l'intervento dell'Unione Europea, ricorrendo però
ha degli strumenti e su questi strumenti poi si attiva anche un po' la polemica sia a livello nazionale che la polemica tra gli stati dell'Unione Europea, divisi appunto tra sovvenzioni e finanziamenti. Nell'ambito della proposta della Commissione Europea è stato fatto un vero e proprio salto di qualità. La Commissione Europea ha proposto un bilancio per i prossimi anni, per i prossimi 7 anni, pari a 1.100 miliardi di euro. Considerate una cosa molto importante, fino al bilancio che si chiude quest'anno, stiamo parlando di una misura, dimensionalmente parlando appunto, molto ridicola rispetto ai bilanci che vengono chiusi da stati che, come gli Stati Uniti d'America, che a livello governativo centrale hanno un bilancio che varia tra il 24-25% del prodotto nazionale lordo, quando invece a livello di Unione Europea noi siamo intorno all'1% del prodotto nazionale lordo nell'insieme dei paesi dell'Unione. Quindi stiamo parlando veramente di dimensioni estremamente ridicole. La proposta che invece viene fatta dalla Commissione europea è una proposta importante e prevede il raddoppio del bilancio rispetto al settennato precedente. E in più, grazie a quanto è stato fatto attraverso prima la pressione di 9 paesi che includevano anche la Francia, e una proposta che è partita dall'Italia, ma che poi è stato concluso, diciamo, ecco, è stato fatto, l'ultimo miglio è stato composto da Francia e Germania con la proposta di un recovery fund, cioè con un programma, un piano strutturato in modo da avere un ricorso sul mercato e per poter finanziare poi la concessione di sovvenzioni e finanziamenti ai paesi che sono in difficoltà. Questa proposta è stata poi recepita, elaborata dalla Commissione europea e presentata dalla Presidente Ursula von der Leyen con il nome di Next Generation EU, uno strumento che punta, come dicevamo all'inizio, alla ripresa. Un piano da 750 miliardi di nuovi finanziamenti, ovviamente questi finanziamenti hanno una durata più limitata rispetto al quadro finanziario pluriennale perché prevede un utilizzo fino al 2024. Nell'insieme, se andiamo a vedere degli interventi fatti dall'Unione Europea, quindi oltre al Next Generation EU che si affianca al bilancio comunitario, abbiamo avuto altri strumenti che complessivamente totalizzerebbero, ecco, 540 miliardi di euro di intervento da parte dell'Unione Europea. E parliamo dello SURE, cioè un meccanismo di sostegno alla disoccupazione, quindi praticamente un intervento alla cassa integrazione a livello nazionale. E al meccanismo europeo di stabilità, che su questo aprirei una parentesi dopo, e poi l'intervento da parte della Banca Europea per gli investimenti. Ecco, diciamo che se andiamo a sommare tutte queste operazioni, vediamo che l'impegno preso dall'Unione Europea va ben oltre i 2.000 miliardi di euro. Questo senza contare la Banca Centrale Europea. Anche questo argomento lo rinvierei più avanti. Sempre restando nell'ambito del bilancio dell'Unione Europea, la proposta della Commissione Europea, ovviamente parliamo di una proposta perché è vero che il progetto di bilancio è stato sostenuto dal Parlamento Europeo, ma è anche vero che il decisore principe del meccanismo europeo è il Consiglio europeo. Consiglio europeo che ha preso in esame questa proposta proprio la settimana scorsa
che però è stato un Consiglio europeo interlocutorio, nel senso che poi la decisione ultima verrà presa il 18 di luglio. Allora, su cosa si basa questa proposta della Commissione? Su tre pilastri. Innanzitutto, l'obiettivo principale è quello di sostenere la ripresa degli Stati membri, e su questo ci focalizzeremo in modo particolare. Poi rilanciare l'economia e sostenere gli investimenti privati e soprattutto trarre un insegnamento dalla crisi. Sappiamo che la Commissione europea basa molto il suo intervento su due macro aree sostanziali. La prima è quella del sostegno a un New Deal verde, e l'altra a un processo accelerato di digitalizzazione. Vediamo però innanzitutto qual è questo strumento che viene messo a, ecco, viene offerto in modo particolare e rappresenta il nucleo centrale del Next Generation EU. È un dispositivo per la ripresa e la resilienza. Ovviamente questo strumento non è svincolato dal coordinamento che deve essere fatto nell'ambito del semestre europeo, anzi, vi rientra. Questo programma del meccanismo di ripresa e resilienza ha una base di 560 miliardi di euro, ripartiti in 310 miliardi di sovvenzione e 250 miliardi di prestito. Proprio oggi la Commissione europea ha presentato la sua proposta di bilancio annuale, quindi parliamo di solo bilancio annuale, per il 2021. Ovviamente questa proposta è legata all'approvazione poi che dovrà esserci del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, e ovviamente la Commissione europea si è riservata poi di modificare queste cifre sulla base anche di ciò che avverrà in sede di contrattazione, diciamo a livello di Consiglio europeo. Però nella sostanza attualmente la base di partenza è questa, cioè per il 2021 sono previsti 166,7 miliardi, ai quali vanno aggiunti ovviamente le misure sovvenzionali e sotto forme di prestito. Vediamo anche che come funziona il Next Generation EU. Ovviamente la Commissione europea raccoglierà per avere questi soldi, ovviamente deve intervenire sul mercato, cioè deve raccogliere i fondi sul mercato. E raccogliere fondi sul mercato significa anche destinare queste raccolte a questo programma. È un programma di emissioni di titoli obbligazionari, quindi che entreranno sul mercato e che verranno ovviamente garantiti dalla Commissione europea e avranno una scadenza variegata, andrà dai 3 ai 30 anni. Questo è un aspetto molto molto importante perché la Commissione europea si è impegnata ad aumentare il cosiddetto margine di manovra, che è quella differenza tra il massimale, tra le risorse proprio nel bilancio che l'Unione europea ovviamente può rispetto a quelle risorse che di finanziamento che arrivano da parte degli stati nazionali e le spese e le singole spese. Fare questo significa ovviamente una serie di interventi. Se diamo uno sguardo, ecco, molto velocemente all'agenda prossima, quindi abbiamo detto che entro luglio, sappiamo già che la data è il 18 luglio, dovrà essere presa una decisione definitiva da parte del Consiglio europeo sul quadro finanziario pluriennale. Entro l'estate il Parlamento europeo dovrà essere consultato in merito alle decisioni sulle risorse proprie, e entro ottobre il Consiglio europeo dovrà dare l'ultima ovviamente l'ultimo ok, fino ad arrivare all'adozione
definitiva del quadro pluriennale e dell'ambito e nell'ambito del discorso relativo alle decisioni sulle risorse proprie. Che ovviamente tutto questo comporterà poi che il quadro finanziario pluriennale potrà entrare in vigore a partire dal 1 gennaio 2021. Abbiamo parlato di bilancio, però dobbiamo sapere com'è il bilancio dell'Unione Europea. Il bilancio dell'Unione Europea è quasi del tutto finanziato con risorse proprie. È questo sistema però ovviamente è un sistema un po' articolato perché il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che insieme al Trattato sull'Unione Europea compone, no, i due capisaldo giuridici dell'Unione Europea. La base giuridica è fissata dall'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che se lo andiamo a vedere è sicuramente un articolo che desta ovviamente per chi vorrebbe come dire, un sistema, se vogliamo definiamolo più democratico, cioè basato su un voto a maggioranza. Invece, quando si tratta di bilancio, e quindi quando si tratta di andare a vedere qual è la procedura legislativa particolare, sicuramente il tema di bilancio sulle risorse proprie, il Consiglio deve decidere all'unanimità consultando il Parlamento europeo. E il Consiglio quindi a stabilire qual è il sistema delle risorse proprie dell'Unione Europea. E in questo ambito il Consiglio può decidere anche di istituire nuove risorse proprie oppure di sopprimere determinate categorie preesistenti. Tutto questo potrà entrare in vigore soltanto quando poi gli Stati membri approveranno a livello quindi nazionale le modifiche che vengono poi proposte dal Consiglio. E questo ovviamente per alcuni Stati significa anche sottoporre a referendum eventualmente una decisione di questo tipo. Perché è importante parlare di risorse proprie? Perché c'è una campagna attualmente in corso da parte del Movimento Federalista Europeo e della Gioventù Federalista Europea che sostiene nella sostanza l'ultima risoluzione del Parlamento Europeo, anzi le ultime due risoluzioni del Parlamento Europeo proprio in virtù dei consigli europei che si sono tenuti, e uno dei punti essenziali è quello legato alla capacità fiscale dell'Unione Europea, cioè costruire una vera e propria capacità fiscale dell'Unione Europea significa porre il primo tassello per una vera e propria unione politica europea, e quello delle risorse proprie è un aspetto importantissimo. Noi attualmente appunto abbiamo delle risorse proprie nel vero senso del termine, che sono legate alla percentuale di IVA, che sono le altre risorse proprie, che sono i trasferimenti dagli stati nazionali, ma non esistono delle imposte europee vere e proprie. Quindi, tolta una percentuale molto limitata, mi riferisco ai dazi doganali, appunto all'IVA, che coprono appunto un 25-26%, tutto il resto insomma, è in mano nella gran parte ai trasferimenti da parte degli stati nazionali. E questo sicuramente non dà forza all'esecutivo europeo, tra virgolette esecutivo, che è la Commissione europea, e quindi diciamo che la potenza di fuoco della Commissione europea è sempre molto, molto limitata. Io uscirei da questa presentazione, ovviamente vi invito a sostenere la campagna del Movimento Federalista Europeo, l'appello andando sul sito www.mfe.it, c'è questo appello con questi tre punti in cui si chiede l'impegno a che appunto non venga respinto il quadro
finanziario pluriennale proposto dalla Commissione, che ci sia una lotta comune per l'istituzione di nuove risorse proprie e che ci sia poi un percorso che possa portare ad una Costituzione federale nell'ambito di quel progetto che era stato appoggiato, previsto dalla Ursula von der Leyen già alla presentazione della sua candidatura a Presidente della Commissione europea, cioè la conferenza sul futuro dell'Europa, che poi è stata appoggiata appunto dalla stessa Commissione europea, dal Parlamento europeo e anche in sede di Consiglio. Però ovviamente questa conferenza avrebbe dovuto vedere la luce il 9 maggio, cioè nella data che noi ricordiamo essere come la festa dell'Europa in memoria della dichiarazione Schuman del 1950, ma la conferenza del futuro dell'Europa è stata rinviata sine die. Speriamo che sotto la presidenza di turno dell'Unione, che vedrà la Germania prenderla proprio il 1° luglio prossimo, si possa riprendere questo cammino. Ecco, quindi io invito gli ascoltatori a sostenere questo appello del Movimento Federalista Europeo. Allora, toglierei le slide, credo di poter. Vediamo un po'. No, mi risulta difficile. Sì, deve uscire dalla presentazione a tutto schermo. Ah, ok, un attimo solo. Sì, non c'è problema. Allora, vediamo. Nel frattempo penso che posso già invitare. Sì. O vuole aggiungere altro? Sì, io poi vorrei dire alcune cose sul meccanismo europeo di stabilità e sull'intervento della Banca Centrale Europea. Beh, appunto, perfetto. Allora, nel frattempo, se qualcuno vuole cominciare a commentare o a chiedere chiarimenti o semplicemente a introdurre altri argomenti di discussione, direi che è benvenuto. Allora, io non riesco a togliere la presentazione, però se non è un problema posso anche continuare così per voi. Allora, due cose molto veloci. Appunto, abbiamo detto all'inizio il meccanismo europeo di stabilità e la Banca Centrale Europea. La prima vera... ok. Hai fatto tu, Stefano, giusto? Ho fatto io remotamente, sì. Ti ringrazio. E allora, la Banca Centrale Europea è stata la prima istituzione europea realmente efficace nell'intervento di sostegno alla crisi pandemica. La Banca Centrale Europea, con Mario Draghi, ha attivato un processo che non è previsto in modo, come dire, non è stato interpretato in modo uniforme a trattati vigenti. I trattati vietano nel modo più assoluto alla Banca Centrale Europea di monetizzare quindi il debito pubblico degli Stati. Però la Banca Centrale Europea con Mario Draghi ha fatto il possibile, tutto il necessario per sostenere le economie nazionali, intervenendo sul mercato secondario e acquistando i titoli del debito pubblico in pancia a soggetti bancari, quindi nella sostanza andando a sgravare, a liberare risorse che poi potevano essere reinvestite dal sistema bancario sul sistema privato, immettendo della liquidità fresca grazie appunto all'acquisto di titoli da parte della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea quindi aveva già il cosiddetto quantitative easing da parte di Mario Draghi. Questo programma è stato supportato successivamente con un programma aggiuntivo da 120 miliardi di euro. Rispetto al programma quindi di acquisto mensile di 20 miliardi di euro, se ne sono aggiunti questi 120 miliardi, fino a quando è stato preso un nuovo programma, un programma ad hoc proprio per reagire alla crisi pandemica, da 750 miliardi di euro. Queste manovre sono manovre
importantissime della Banca Centrale Europea. Peraltro, la Banca Centrale Europea, proprio il 4 giugno scorso, il board della Banca Centrale Europea ha deciso lo stanziamento di altri 600 miliardi di euro. Questi interventi, se andate a vedere sui dati che sono stati pubblicati, hanno visto fino a fine maggio un intervento complessivo pari a 186 miliardi di euro, stiamo parlando di 186 miliardi di euro da parte della Banca Centrale Europea, che vede l'Italia seconda in graduatoria, perché sul mercato secondario la Banca Centrale Europea ha acquistato quasi 40 miliardi di euro del debito pubblico italiano, e l'Italia è seconda in questa speciale in valori assoluti soltanto alla Germania, di cui sono stati acquistati quasi 50 miliardi di euro. Però la differenza è che, qual è? Che per fare questo tipo di operazioni la Banca Centrale Europea fino ad oggi, cioè fatta esclusione del programma specifico pandemico, doveva attenersi a dei parametri. I parametri erano quelli legati alla composizione della popolazione, quindi un dato demografico del singolo Stato per approntare poi percentualmente l'acquisto del sul mercato e anche la quota capitaria di partecipazione alla Banca Centrale Europea da parte delle banche centrali nazionali. Ebbene, questo criterio è stato completamente disattivato dalla Banca Centrale Europea e in valori percentuali rispetto alla quota di capitaria l'Italia ha la percentuale più alta. Non voglio dirvi una baggianata, però parliamo del 21,64%. E quindi è una manovra questa della Banca Centrale Europea che ha aiutato e sta aiutando attualmente tantissimo il nostro paese. L'altro, questo ovviamente serve anche a calmierare ovviamente quello spread, cioè la differenza tra il rendimento dei titoli di Stato italiani e il Bund tedesco, e calmierare questo significa anche ovviamente non far crescere eccessivamente gli interessi poi da corrispondere agli investitori. Il nostro paese, ovviamente per una scelta del governo, ha poi usufruito anche di un allentamento, se non addirittura, scusatemi il termine, di una vera e propria sospensione del famoso patto di stabilità, che è stato uno dei primi interventi che la Presidente von der Leyen ha fatto, cioè ha concesso agli Stati nazionali di fare debito. Questo un po' anche sulla proposta che lo stesso Mario Draghi aveva fatto a metà marzo sul Financial Times, in cui invitava gli Stati nazionali proprio per intervenire immediatamente, ecco, in modo più pratico, fare debito per sostenere le economie nazionali. E il nostro Paese ha, ovviamente, per scelta del governo, immediatamente chiesto per ben due volte l'autorizzazione al Parlamento per lo sforamento rispetto al diciamo autorizzazione allo sforamento del debito rispetto alla legge di bilancio per il 2020, che prevedeva 58 miliardi di euro. Si è passati con l'ultimo decreto di marzo e il decreto di marzo e poi il decreto l'ultimo il decreto il numero 34 a 148 miliardi di euro, quindi ha un margine di autorizzazione preventivo quasi di parliamo di 90 miliardi di euro. Stiamo cercando risorse sul mercato, e l'Italia ha scelto la via dell'indebitamento. È stato, ovviamente, stiamo parlando di un indebitamento molto importante. Voi pensate che soltanto nel mese di aprile il nostro debito pubblico è aumentato di 36 miliardi. Ormai siamo ad una cifra mostruosa, perché sfioriamo i 2.500 miliardi di debito pubblico. È stato previsto in modo quasi, uniforme, sia nelle previsioni della nota di aggiornamento al decreto di economia e finanza da parte del governo italiano, sia da parte della Commissione europea,
ormai viaggiamo ad un debito pubblico sul prodotto interno lordo intorno al 155-156%, con un deficit che sfiora il 9% nel 2020. Cioè, vi rendete conto che noi stiamo parlando di misure di dimensioni estremamente notevoli e stiamo alimentando questo con l'incremento del debito pubblico, quindi con l'emissione dei titoli del debito pubblico. Dico questo perché c'è un altro strumento che è entrato nel dibattito e forse in alcuni casi viene escluso come strumento di ricorso per poter almeno avere nell'immediato una liquidità che ci permetta di intervenire sul sistema sanitario e quindi a sopperire quelle spese che sono state ovviamente affrontate sul tema, ed è il meccanismo europeo di stabilità. Il meccanismo europeo di stabilità nasce come eredità. Noi eravamo abituati al vecchio fondo salva Stato, che era una società di diritto lussemburghese, metteva titoli prendendo a prestito sul mercato e interveniva attraverso un sistema, come poi è il sistema vecchio del vecchio meccanismo europeo di stabilità, che prevedeva ovviamente una stretta sorveglianza. Questo è stato possibile grazie ad un intervento specifico da parte del Consiglio europeo e poi dell'approvazione da parte degli Stati nazionali sull'articolo 326 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che ha previsto la possibilità di istituire uno strumento proprio ad hoc per stabilizzare le economie e quindi una linea di finanziamento per quegli Stati che ovviamente avevano bisogno di liquidità. Ovviamente la stretta sorveglianza c'è stata e noi abbiamo avuto alcuni esempi, insomma la Grecia su tutti, ma abbiamo anche avuto l'Irlanda, Cipro, insomma, che hanno usufruito del meccanismo e prima ancora del Fondo Salva Stati dell'FSF. Ma proprio per questa straordinarietà del momento, il meccanismo europeo di stabilità è stato stravolto. Resta una linea di credito privilegiata, ovviamente, ma se andate a vedere i tassi che vengono proposti di questa linea di finanziamento, sono finanziamenti fino a 10 anni all'1%, il che significa lo 0,1% anno, con una tassa di ingresso dello 0,25%. Ora, con tutto il rispetto dei titoli del debito pubblico italiano, insomma, se andate a vedere BTP, tolti i BTP straordinari, cioè BTP Italia, BTP Futura, il prossimo che andrà in collocazione ad asta libera, e parliamo di BTP decennali che sfiorano il 2%. Ora, capisco che magari all'interno, senza entrare ovviamente nella polemica dell'arena politica, però in questo momento il governo italiano è un po', sulle cronache dei giornali, è un po' spaccato, perché abbiamo un presidente del Consiglio che nicchia, non parla di MES sanitario, abbiamo un'opposizione anche in quel caso un po' spaccata e abbiamo il secondo partito di governo che invece è decisamente schierato per l'utilizzo del MES sanitario. Non voglio assolutamente entrare nella polemica, però i numeri parlano da sé, basta fare un calcolo di quanto si spenderebbe. Ovviamente se richiedessimo la stessa cifra capitale rispetto al BTP e il meccanismo europeo di stabilità sanitario, e si contano molto velocemente un risparmio di 7 miliardi se si utilizzasse il meccanismo europeo di stabilità. 7 miliardi significa un risparmio di 600 milioni annui. Io capisco che in questo momento stiamo parlando di miliardi come fossero bruscolini. Permettetemi la divagazione, però è anche vero che risparmiare 7 miliardi in 10 anni in questo momento potrebbero tornare utili e, ripeto, il meccanismo europeo di stabilità, se andate sul sito del meccanismo europeo di stabilità e andate a prendere l'accordo fatto e quindi questa sorta di contratto che viene stilato, sono tre paginette che prevedono la copertura di spese dirette e indirette in materia sanitaria. E il MES può erogare
per l'Italia un importo non di poco conto, perché la regola del 2% sul prodotto interno lordo è stata mantenuta, il che significa che a parametri del 2019 per l'Italia significa avere potenzialmente 36 miliardi di euro a disposizione da poter chiedere come linea di investimento e quindi come liquidità per poter intervenire nel campo sanitario. Io ecco, mi fermerei qui, forse sono andato anche fin troppo lungo e vi ringrazio. No, è stato molto interessante in realtà e non è per nulla lungo. Come accennavo prima, è il momento del dibattito, commenti, discussioni, critiche, se è il caso ovviamente. Se qualcuno vuole parlare, apra la telecamera e il microfono, o anche solo il microfono se è timido, e c'è spazio. Vorrei rompere il ghiaccio, poi interverranno altri. Beh, innanzitutto grazie Mario perché sei stato molto chiaro e esauriente e soprattutto i dati che ci hai fornito sono veramente molto particolari, interessanti e ci fanno rendere conto di che momento straordinario, come dire, sta cambiando l'Europa e la relazione con tutti i paesi europei. Quindi stiamo vivendo veramente un momento speciale. Se pensiamo a prima del Covid, non ci saremmo immaginati una capacità di risposta europea di questo tipo. Quindi c'è tutto il senso anche di qualcosa di eccezionale nel senso più positivo del termine. E qui la mia domanda, in parte hai già risposto, ma la riprendo per alcuni aspetti, riguarda da una parte il nostro paese, sul quale hai fatto delle osservazioni che condivido. E dall'altra parte anche ancora l'Europa per quelle riforme politico-istituzionali di cui dicevi con la proposta di Movimento Federalista Europeo. Ecco, la domanda per quanto riguarda il nostro paese è molto semplicemente, ma siamo in grado, come dire, di valorizzare al massimo questi contributi epocali, straordinari? Questo è un momento in cui le riforme devono diventare strategiche. In particolare, ho l'impressione che nei confronti del mondo del lavoro, dell'economia, dell'impresa, non ci siano delle strategie in grado di dire questi saranno investimenti. Come dire, stiamo allargando anche il nostro debito, ma perché stiamo investendo sul futuro di questo paese e questo è un momento epocale, lo rinnoviamo. C'è un po' la sensazione che una grande strategia qui manchi e dall'altra parte, invece, pensando all'Europa, la domanda è questa straordinaria capacità che ha avuto di ripensarsi con queste politiche di sostegno che tu molto precisamente ci hai dettagliato, ecco, sarà l'occasione anche per l'Europa per riuscire ad avviare quel percorso di riforme che riguardano, come tu dicevi, una politica fiscale che poi diventa momento di cemento politico, di unità politica, e dall'altra parte anche quelle riforme politico-istituzionali che riguardano anche una Costituzione federalista. Ecco, da questi due punti di vista, qual è il tuo pensiero? Quali sono le tue osservazioni? Rispondo subito? Come Sì, credi? credi sì, perché Ah, no? ok. Allora, senza dubbio io credo che alla risposta a livello nazionale è purtroppo a livello nazionale. Cioè, a me vengono in mente i primi dati quando è scoppiata la crisi. La von der Leyen ha fatto due cose nell'immediato, oltre a quella che ho ricordato prima, cioè di sospendere il patto di stabilità, ha attivato il cosiddetto temporary framework, cioè ha fatto sì che gli stati nazionali potessero spendere senza limiti quei fondi strutturali europei non utilizzati nell'ambito della programmazione. E per l'Italia c'erano quasi 11 miliardi di euro non utilizzati di fondi strutturali europei, una cosa che è pazzesco, no? Se Eh sì. pensiamo,
questi 11 miliardi sarebbero stati riacquisiti al bilancio comunitario, perché non li avremmo poi utilizzati per tempo entro il 2020, e li avremmo persi, li avremmo persi. Allora, per attivare questi fondi generalmente c'è una compartecipazione nazionale, e la von der Leyen ha detto non fa niente, è al 100% di finanziamento europeo, non è necessaria la quota a livello nazionale. E quando sono andato, ho detto vabbè, io mosso dalla curiosità, tra me e me ho detto vabbè, vediamo dopo un mese da queste dichiarazioni quanto ne abbiamo utilizzato. Ebbene, ne avevamo utilizzato, erano ancora da prendere, investire quasi 6 miliardi. Adesso voglio dire, va benissimo l'emergenza e tutto, però ti viene data la possibilità, ma tu da subito devi farlo. Allora, questo ora è in parte stato attivato, però purtroppo si è dovuti arrivare al decreto legge 34, dove sono state previste determinate norme che concedono la possibilità agli enti territoriali, quindi alle regioni, alle camere di commercio e via dicendo, la possibilità di concedere prestiti agevolati, dare sovvenzioni, praticare tassi di interesse super agevolati alle imprese, quindi al mondo alle piccole imprese anche. Ma ovviamente siamo arrivati con un decreto che ovviamente ancora, come dire, deve essere convertito in legge. Quindi noi, a distanza di quelle dichiarazioni della von der Leyen ad oggi, ovviamente siamo un pochino in ritardo, senza dubbio. E poi c'è un altro aspetto che va, secondo me, molto considerato per l'Italia, ed è il fatto che da una parte diciamo questo patto di stabilità è stato disattivato per l'Italia in quanto Stato, dall'altra però questo patto di stabilità non è stato disattivato per gli enti territoriali, quindi gli enti territoriali si sono trovati a dover affrontare situazioni tanto più emergenziali rispetto allo Stato nazionale e che richiedono un impegno di spesa estremamente importante per far quadrare i conti e non dover ritrovarsi al dissesto finanziario. E quindi questo è anche un altro aspetto che sicuramente va affrontato e va risolto. Un'altra ecco, sempre per, diciamo, per attirare l'attenzione su Francia e Germania. La Francia e la Germania hanno fatto scelte un po' diverse dall'Italia. Per esempio la Francia si è molto concentrata sulle infrastrutture a livello aeronautico, mentre la Germania ha fatto una manovra mostruosa da 130 miliardi, ma proprio perché avevano quei margini di intervento molto più ampi del nostro, perché non è che l'Italia partisse da una situazione sana, cioè non è che prima del Covid l'Italia avesse una situazione così rosea, avevamo un debito pubblico del 136%, non è che avevamo il debito pubblico del 67% o 70% come la Germania, questo è chiaro. Avevamo comunque avuto delle raccomandazioni specifiche da parte della Commissione europea negli ultimi 2 anni, molto puntuali, dove si sollevavano delle perplessità in materia di introduzione di due manovre. Dico cose che ovviamente sono pubbliche, non è che sto esprimendo un giudizio, sto dicendo che due manovre in modo particolare probabilmente andavano un attimo riviste, mi riferisco a quota 100 e al reddito di cittadinanza, che sono entrate in modo molto importante nel programma del governo Conte 1
e che la Commissione europea, insomma, ha detto, guardate che vi costano non poco, forse è il caso di fare attenzione. E questa misura, se voi, soprattutto ecco, il reddito di cittadinanza insieme alla pensione di cittadinanza, gli ultimi dati che sono stati pubblicati anche dalla stampa specializzata, dicono che fino ad oggi, in 14 mesi, il reddito di cittadinanza è costato 6 miliardi e mezzo. Adesso va bene che c'è la crisi Covid, però parliamo anche di persone che dovrebbero svolgere determinati lavori, parliamo anche che ci sono 3.000 navigator che dovrebbero fare un determinato lavoro e che si ritroveranno questi navigator ad avere dei contratti ad hoc che a scadenza aprile 2021 avranno dei redditi lordi di 27.000 euro. Ora questi grandi lavori navigator che dovrebbero fare ora non stanno facendo, cioè coloro che dovrebbero prestare il proprio lavoro, quindi percepiscono 500, non ricordo la cifra precisa, dovrebbe essere 560 e passa euro di reddito di media, di reddito di cittadinanza, e dovrebbero essere utili alla collettività. In alcune situazioni si stanno evolvendo, ecco, e stanno sicuramente ritornando utili alla collettività prestandosi a non so, mi vengono in mente i guardiani delle coste, ecco, per il distanziamento sociale. Molte persone si stanno prestando, oppure dando un aiuto, ecco, al mantenimento del verde pubblico negli enti territoriali, però stiamo parlando di misure che comunque complessivamente l'Italia paga ora, e a distanza di un anno e mezzo ci ritroviamo un'incidenza, al netto ovviamente di qualunque discorso che si possa fare sulla crisi economica dovuta al Covid, stiamo parlando di misure che hanno avuto una rilevanza, un peso tra i 15 e i 16 miliardi. Ecco, quindi la Commissione europea l'ha detto in modo chiaro: fate attenzione, magari cercate di spostare il peso dal lavoro ai consumi, magari. E poi ci sentiamo dire che potrebbe esserci un taglio dell'IVA. Ma l'IVA è proprio un'imposta sul valore aggiunto e va proprio sul consumo. Ora, insomma, sono queste cose che un po' lasciano perplessi, ecco. E senza dubbio, io penso, credo, che questo è dovuto purtroppo a una dialettica politica che all'interno di un qualsiasi governo nella nostra Repubblica è sempre molto, molto viva, ecco, contrasto di interessi. Dovrà essere composto, e probabilmente questo contrasto di interessi va a manifestarsi poi su tanti tavoli. Ecco, scusate, sono andato un po' a braccio. Ti ringrazio, sei stato chiarissimo, ti ringrazio. Ho visto che c'è Alessandro Credolega che si era prenotato per parlare. Sì, buon pomeriggio e complimenti. Buon pomeriggio. Vorrei uscire un attimo fuori dall'Italia, così lasciamo un attimo i panni sporchi a casa nostra, che non sono pochi. Mi sembra di ricordare che alcune settimane fa è partita un'iniziativa, credo guidata dal commissario Gentiloni, che sta cercando di, devo usare termini con cautela, di aggirare, bypassare eventuali posizioni non allineate da alcuni componenti di alcuni stati sovrani, per cui contro la tradizionale necessità di avere l'accettazione da parte di tutti gli stati prima di deliberare, sia possibile, per casi eccezionali, ottenere il consenso anche di fronte ad eventuali oppositori. Io la ricordavo come un'iniziativa coraggiosa, però nelle ultime settimane
non se ne sente più parlare. È preoccupante? Allora, io ho molto apprezzato, ecco, questa iniziativa del commissario Gentiloni, perché lui è andato, è andato a toccare proprio uno degli argomenti caldi. C'è l'articolo 116 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che prevede la possibilità di intervenire non all'unanimità, ma a maggioranza su temi, appunto, per esempio quello della fiscalità, quando c'è che cosa? Quando c'è la possibilità, anche soltanto la possibilità, che si possa mettere in crisi il mercato unico. Quindi il mercato unico, che è una competenza evidentemente esclusiva, perché pure sulla sanità abbiamo fatto tanti bei discorsi, no? C'è qualcuno che ha puntato il dito contro l'Unione Europea che non faceva niente, però un piccolo ripassino di diritto dell'Unione Europea per vedere chi è competente sul sistema sanitario forse andava fatto un pochino, ecco. Però parliamo del mercato unico senza polemiche, che è una competenza esclusiva dell'Unione, e Gentiloni è entrato nel merito dell'attivazione di questo articolo quando si è parlato di due imposte particolari. Allora, proprio perché dobbiamo cercare di ampliare quindi la base sulla quale si potrebbe reggere l'indebitamento a livello europeo, perché noi fino ad oggi abbiamo conosciuto sì dei titoli che venivano garantiti dall'Unione Europea, perché ce ne sono tantissimi, non è che noi parliamo di debito pubblico europeo e quindi emissione di titoli del debito pubblico europeo così dalla notte al giorno. È già stato fatto, pensate anche allo Sure Fund, che anche in quel caso aveva una garanzia prestata solo in parte dagli stati nazionali, per il resto la garanzia era a livello europeo. Ecco, diciamo che i due argomenti principali erano quelli della corporate tax e quella della digital tax. Allora, è ovvio che per evitare di ubriacare il mercato, io non soltanto devo lasciare libere le merci, le persone di muoversi all'interno del mercato, ma devo far sì che il mercato dia le stesse condizioni di partenza per tutti. E il tema della fiscalità, senza dubbio, è un tema fondamentale, perché se viene praticata, per esempio, in Irlanda c'è una corporate tax media, una tassazione effettiva intorno al 12,5%. E poi in Italia mi ritrovo con una tassazione effettiva del 24-25%. È ovvio che un'azienda sulle imposte dirette dice: io non vado ad allocare le mie risorse in Italia, le sposto in Irlanda. Mi sembra evidente. Tanto posso muovermi tranquillamente con le merci, con i capitali e con le persone. Il problema è che appunto non c'è un mercato equilibrato. E allora Gentiloni ha fatto questa proposta, ovviamente una proposta estremamente rivoluzionaria. Io non so adesso all'interno della Commissione europea se qualcuno gliel'ha sostenuta o meno, però senza dubbio è estremamente importante, perché poi oltre alla corporate tax è andata a toccare nel merito della digital tax. Noi distinguiamo, ecco, vari tentativi che sono stati fatti anche dalla Commissione Juncker nel 2018, quello di porre a fattor comune il discorso della fiscalità. Si era pensato addirittura, per quanto riguarda la corporate tax, c'è tutto un discorso che risale, a memoria mia, risale almeno a 20 anni fa. Quello della base imponibile consolidata a livello europeo, oppure far sì che una parte della tassazione sulle imprese, circa il 3%, vada all'Unione Europea. E la digital tax doveva rientrare in quel discorso. Si sarebbe dovuto tenere a metà luglio a Berlino proprio un incontro per affrontare questo discorso, che ovviamente
è stato rinviato a ottobre, ma chissà quando e se si farà a causa dei continui rinvii sul bilancio, insomma non si riesce a trovare la quadra sul Next Generation EU. Per il momento viene accantonato il discorso per quanto riguarda anche la digital tax, però Gentiloni è stato molto chiaro da questo punto di vista ed è da sostenere, perché lui ha detto: se non riusciamo noi a trovare un accordo entro il 2020, resta sempre l'ambito OCSE. Ecco, nell'ambito OCSE bisogna muoversi. Questo per fare un discorso un po' da controparte rispetto alle possibili ritorsioni che potrebbero venire dalle aziende, dalle multinazionali digitali americane, perché avete sentito sicuramente Trump si è subito attivato da questo punto di vista, a parte il fatto di mettere in discussione l'Organizzazione Mondiale del Commercio, quindi praticamente trattandola quasi a una nullità, e Trump si, quando ha avuto sentore di questa cosa, ha subito detto: alzeremo i dazi sui prodotti che arrivano dall'Unione Europea. Quindi ecco, bisogna, quando si fa discorso su queste, perché ovviamente l'Unione Europea può entrare nel merito delle risorse proprie e può, no, per ricollegarci al discorso di prima, fare un intervento immediato quando si tratta ovviamente di imposte che sono ai confini, non che sono all'interno. E imposte sulla digital tax, come anche il discorso sulla carbon tax, che è stato molto, molto vivace, e ovviamente mette in discussione poi i rapporti commerciali con stati terzi, quindi al di fuori dell'Unione Europea. La ringrazio per la spiegazione molto puntuale. Una curiosità: a suo parere, l'eventuale adozione di una clausola di questo tipo, dell'annullamento quindi della maggioranza assoluta, quindi dell'accettazione da parte di tutti, potrebbe portare a qualche attrito interno in ambito comunità e quindi mettere a rischio l'Europa? Allora, noi avevamo visto anche la Germania avere una posizione molto più vicina all'Olanda che alla Spagna e all'Italia. Mettiamoci anche la Francia, perché poi il discorso fatto sul recovery fund da parte di Macron e da parte della Merkel è venuto in un secondo momento, però la Germania era schierata altrove, era con quei paesi cosiddetti frugali. Secondo me, ecco, la cosa importante è anche un altro fronte che bisogna attenzionare, che è il cosiddetto blocco di Visegrad, cioè quei paesi tipo Ungheria e Polonia che all'occorrenza potrebbero anche farsi ostacolo rispetto alla conclusione di un accordo. E ovviamente stiamo parlando di paesi che hanno goduto in passato di fondi e trasferimento di fondi molto importanti, ma sono paesi che mettono anche in discussione i diritti, quindi la tutela dei diritti, lo Stato di diritto. No, sappiamo che Orban ha approfittato molto di questa situazione per avere i pieni poteri, tra virgolette, no? Poi ovviamente la cosa è andata a scemare. Però nell'ambito della dialettica all'interno del Consiglio europeo, anche la posizione di Rutte, cioè dell'Olanda, è stata un pochino smussata, perché partivamo da un presupposto, cioè la proposta del recovery fund di Macron e a Merkel prevedeva quasi tutte sovvenzioni. La proposta olandese era invece solo linee di finanziamento. Abbiamo trovato un bilanciamento con il Next Generation EU, che invece ha una forte dose di sovvenzione e una minore dose di finanziamenti. Ovviamente, quale può essere la chiave di volta rispetto all'approvazione del quadro proposto dalla Commissione? Che ovviamente si faccia riferimento innanzitutto alle gare
alla concessione delle sovvenzioni, questo per venire incontro agli olandesi, a riforme strutturali step by step. Quindi ti concedo una parte di sovvenzioni soltanto se mi dimostri che fai determinati interventi strutturali per l'economia del paese. E stessa cosa per quanto riguarda i finanziamenti. Però sui finanziamenti è lì, ovviamente, gli olandesi sono un po' più elastici, perché evidentemente le regole valgono per tutti e c'è un ritorno di rendimento che ovviamente per l'Olanda può anche andare bene. E la cosa importante è che in tutto questo il guadagno vale per tutti, perché come ha detto il buon Romano Prodi, se gli olandesi si oppongono, se gli olandesi fanno ancora ostruzionismo e fanno un gioco a ribasso, poi voglio vedere i tulipani a chi li vendono. È una battuta questa di Prodi, ma è significativa, perché un bene che viene prodotto in un paese potrebbe vedersi, come dire, improvvisamente senza mercato. Se tu non alimenti, non dai modo alle economie che sono acquirenti di quel tuo prodotto di poter essere sostenibili, di poter avere una resilienza tale da continuare ad essere tuoi acquirenti. Quindi è nell'interesse dell'Olanda avere altri paesi dell'Unione che attualmente sono in sofferenza, in modo particolare la Spagna e l'Italia, ma anche ovviamente paesi strutturalmente in sofferenza come la Grecia, anche se erano in forte ripresa prima dello scoppio della pandemia. Ecco, è interesse anche degli altri paesi tenere il mercato, un mercato florido. Pensate che il mercato delle merci, quindi a livello manufatturiero interno dell'Unione Europea, ha un peso molto più rilevante rispetto alle esportazioni. Noi, se la memoria non mi inganna, a livello manufatturiero dovremmo avere una cosa come 3.500 miliardi di euro rispetto ai 2.500 miliardi di euro con le esportazioni. Quindi vuol dire che il mercato solido dei prodotti europei è molto sviluppato all'interno, quindi è il mercato unico che permette questo. E dentro ci sono anche prodotti olandesi, non è che ci sono prodotti di altri paesi, sono prodotti in Europa per l'Europa. E se si vuole mantenere costante questo equilibrio, anzi si dovrebbe fare una lotta proprio per abbattere definitivamente le ultime barriere che ci sono a livello di mercato unico e renderlo veramente unico, il che significa, vado sempre a memoria, da un rapporto presentato recentemente non ricordo se era la Commissione Europea, credo la Commissione Europea, dovrebbero esserci circa 430-440 miliardi di euro che potrebbero svincolarsi e potrebbero prodursi all'interno del mercato unico europeo se addirittura si abbattessero definitivamente qualunque sorta di barriera, le ultime barriere esistenti. Quindi l'Olanda, conviene questo ostruzionismo? Ma fino a un certo punto. Io sono dell'avviso che, del parere che al prossimo Consiglio europeo, il 18 luglio, potrebbero esserci delle piccole limature a ribasso sulla quota sovvenzionale e mantenere inalterato la parte dedicata invece ai finanziamenti e probabilmente sulla parte relativa ai finanziamenti qualche piccola garanzia in più verrà richiesta agli stati, ma sono convinto che alla fine il quadro pluriennale e il Next Generation EU verranno approvati. Grazie dell'ampia risposta. Grazie ancora e complimenti. Sì, molte grazie. Ci sono altre domande o commenti? Visto che siamo grosso modo verso l'ora di trasmissione.
Bene, se non c'è nessun altro, io non posso fare altro che ringraziare davvero molto Mario Leone, davvero molto interessante, è molto chiaro, molto, molto preciso, sicuramente molto utile, penso che molte persone riguarderanno all'orario che gli è più comodo questa conferenza su YouTube quando verrà pubblicata stasera o domani. Invito tutti quanti, se sono interessati, a lunedì prossimo quando avremo un altro webinar, in questo caso è Antonio Calabrò che presenta la sua ultima fatica editoriale che si intitola Oltre la rigidità, se ricordo bene. La fragilità. Sì, esattamente. E quindi l'appuntamento è alle 18 lunedì. Buonasera a tutti e grazie per aver partecipato. Buonasera, grazie a voi. Grazie Mario, grazie. Buona serata. Buonasera. Buona serata.